Che poi viene articolato e sviluppato sostanzialmente, è rimasto eh, in fase di elaborazione per molto tempo e adesso ha visto finalmente la luce. Quindi sono particolarmente lieto di presentarlo a Orsago questa sera, al vostro cospetto e sotto la vigile guida dell'amico Stefano Boscarioli. Ci troviamo qui con Diego Fusaro. Eccoci, puoi parlare del tuo libro, del tuo ultimo libro? Sì, sono molto lieto di presentare a Orsago con l'amico Stefano Boscarioli il mio nuovo libro, La dittatura del sapore contro il gastronomicamente corretto, edito da Rizzoli, un libro che ragiona sul rapporto tra filosofia e cibo e che giunge infine a criticare le tendenze del gastronomicamente corretto, dunque larve, insetti, grilli, tutto ciò che la globalizzazione vorrebbe imporci a tavola e io sostengo che. Il piatto unico gastronomicamente corretto sia la variante a tavola del pensiero unico politicamente corretto. Come a dire, la dittatura del sapore va a completare la dittatura del sapere. Ecco, un'altra cosa ancora, ti volevo chiedere su questi rumori di guerra che sentiamo, ma non solo rumori, c'è cioè anche delle guerre in atto. ecco, Che opinione ti sei fatto? Beh, non sono rumori di guerra, è una guerra a tutti gli effetti, già evidentemente in Ucraina come a Gaza, in Libano, siamo ormai in un conflitto mondiale che è di fatto il conflitto che l'Occidente, anzi l'Occidente come io lo chiamo, vuole imporre per dominare il mondo intero, in estrema sintesi, questa è l'idea che mi sono fatto. Sono sparite tutte quelle bandiere della pace che vedevamo nelle città, adesso nessuno manifesta più per la pace, no? Ma probabilmente gli stessi che manifestavano per la pace adesso sono a favore della guerra, quindi hanno, 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 come dire, hanno ammainato la bandiera arcobaleno e hanno issato la bandiera stelle e strisce. Probabilmente pochissimi si oppongono alla guerra e vengono anzi demonizzati quelli che si oppongono. E quindi io per parte mia rivendico la mia opposizione alla guerra e rivendico le ragioni della pace, che significa eh, non la pace intesa come pace perpetua che è quella dei cimiteri di chi si arrende ma la vera pace nasce dall'equilibrio delle forze ed è per questo che abbiamo bisogno di una Russia, di una Cina, di un Iran forti, uniti e in grado di resistere alla barbaria stelle strisce dell'imperialismo americano ecco, eh, ti chiedo una tua opinione su questa cosa, io vedo per le strade sempre più videocamere ogni palo c'è una videocamera però i furti non calano a cosa servono queste videocamere secondo te? Ma servono a controllare i cittadini sostanzialmente anche perché gli sciagurati che compiono i furti si mascherano, si bendano, si eh, coprono e quindi anche con le telecamere non vengono evidentemente intercettati. Invece sono controllati i cittadini comuni. Ormai viviamo in una società del controllo totale che fa apparire perfino morbida e tollerante la DDR dove come noti i cittadini erano spiati ma oggi lo siamo in Occidente molto di più di quanto non fossero nella Germania Est con la differenza che si riconosce che nella Germania Est erano spiati dal potere e da noi invece si pensa che siano opportunità e chance che ci rendono la vita più confortevole. Che non è così, insomma, poi abbiamo. Stiamo magari, stiamo... Rendono, magari rendono anche la vita più confortevole, però la rendono anche più controllata e più, e più amministrata, no? L'idea di usare tutto, di fare tutto con le app magari diventa più comodo, però ci rende anche più controllati. Ecco, con la pandemia è cambiato il mondo. Sì, è cambiato il mondo, io feci un libro intitolato Golpe globale dedicato al tema e credo di poter dire a distanza ormai di qualche anno che il libro era... è tuttora vero nelle sue tesi di fondo, c'è stato un potenziamento del sistema capitalistico, no? il cosiddetto grande reset non è la fine di un mondo ma è il potenziamento del vecchio mondo capitalistico che si è rinsaldato più di prima. Ecco, un'ultima cosa, se vogliamo ricordare i tuoi libri. Beh, allora eh, ricordando nell'ordine soltanto gli ultimi: l'ultimo è La dittatura del sapore, edito da Rizzoli. Eh, poi c'è Sinistrash contro il neoliberismo progressista, edito da PM. Poi c'è Demofobia sulla finta alternanza di destra e sinistra, edito da Rizzoli. Poi c'è La fine del cristianesimo su Bergoglio e il cristianesimo liquido, edito da PM. Poi abbiamo ancora difendere chi siamo, le ragioni dell'identità, edito da Rizzoli, poi abbiamo il nuovo ordine erotico, elogio dell'amore della famiglia, Edito da Rizzoli e molti altri ancora. Adesso non voglio tediare l'uditorio, ma ringrazio chi vorrà leggere i miei lavori. Per i giovani cosa possiamo dire ai giovanissimi? Perché io non vedo mica futuro per queste persone, i nostri figli, i nostri nipoti. Ah, un consiglio non richiesto ai giovani, staccatevi, sconnettetevi da internet e collegatevi ai classici della filosofia e della cultura occidentale. Quindi più Aristotele e meno TikTok, più Platone e meno Twitter, ecco, in sintesi estrema. Grazie Diego Fusaro, va tutta la nostra stima. Grazie a voi, un caro saluto da Diego Fusaro. E eh, Abbiamo raggiunto anche Stefano Boscariol, ciao Massimo, buonasera, grazie di essere qua. Giornalista, ecco, che ti interessi su tanti fronti. Sì, diciamo che ci impegniamo per tenere un po' viva la mente delle persone, non solo del sottoscritto che è importante, con delle proposte che sono così interessanti come lo è il personaggio Diego Fusaro, in modo particolare eh, questo libro sulla dittatura e il sapore, ma con lui abbiamo già realizzato eh, innumerevoli altre conferenze tra Orsago e nel Trivento riguardanti vari argomenti anche Proprio perché, tanto, ringrazio Diego, che dà la sua disponibilità con molta eh, capacità, molta professionalità e disponibilità, e, ma soprattutto anche perché le sue conferenze rimangono molto interessanti. e eh, Abbiamo un nocciolo di persone che ci seguono perché sono a parte appassionati di Diego, ma trovano gli argomenti di attualità. Devo dire sinceramente: si fa sempre più fatica, e eh, quello dico in senso molto con estrema intellettuale, poter realizzare serate. e... Tirare fuori le persone da casa, non solo trovare persone che ti danno una mano nel costruire questi eventi, eh, soprattutto poi in certe situazioni, ma anche le persone stesse fanno sempre più fatica ed è per questo risvegliare le menti anche per una conoscenza perché la cultura porta conoscenza e la conoscenza ti fa difendere anche di fronte alle situazioni che sopportiamo tutti i giorni e lo vediamo. Quindi. Un mio modesto eh, suggerimento, no, in questa serata ma anche in altre che cap vi capita, approfittate con curiosità e passione di uscire dal divano e da quel tubo catodico che plagia per certi versi anche le menti e anestetizza anche l'operato delle persone e lo si vede cosa sta accadendo in questa società. Quindi eh, mi raccomando, eh, quello che vi posso dire, grazie a coloro che partecipano e grazie a coloro che vorranno acculturarsi e conoscere un mondo dell'informazione che non è propaganda. Grazie a te Massimo, grazie. Ecco che hai fatto bene a dire che non è propaganda perché qui ultimamente ne vediamo anche troppe di propagande, no? Sì, 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 sì no, ma in effetti la propaganda ideologica sta distruggendo l'equilibrio mentale e il sano buonsenso del civico e questo lo vediamo rappresentato sotto diverse forme. Staccatevi dai telefonini, da, da ciò che è anestetizzato, come non è. L'internet che è importante, sono i social che hanno destabilizzato la mente umana e quindi modestamente lo si usano per il lavoro, ma lo si deve usare con parsimonia e con intelligenza, perché sicuramente è anche una cosa utile. Si, evitare la dipendenza per la certo, fine. Certo, come tante altre dipendenze, che possono essere non soltanto la tecnologia, ma anche l'alcol, la droga, le, tutte le dipendenze che creano assofazione e soprattutto omologazione vanno un po' eh, riviste e riequilibrate per un senso civico. Ecco, in conclusione, avrei appunto ricordare ai nostri ascoltatori e telespettatori che poi tu queste tematiche le hai sempre trattate nelle varie televisioni sì, certo. qui in Friuli Venezia Giulia. Non solo nelle varie eh, emittenti televisive del Trivento ma anche con personaggi, ricordo la mia eh, maturata esperienza eh, con il professor Crepè, insomma sono state fatte 20 anni di lavoro, 30, 30 conferenze eh, che mi hanno insegnato moltissimo, lo trovo un personaggio adesso arrivato a livelli stratosferici ma lo merita perché comunque dice cose ed è seguito, però il fatto che sia sempre seguito, eh, lui stesso lo dice, è un segnale che può essere positivo anche negativo perché ripete più o meno un andazzo di cose che sono già conosciute però la gente adesso paga anche per andare a vedere quindi bravo lui e la persona invece si faccia un esame di coscienza dice delle cose come mai non le mettete in pratica quotidianamente e insomma si cerca di fare qualcosa tengo presente che il 7 novembre farò una conferenza con Marino Bartoletti e Daniele Molmenti e Giada Rossi a Fontana Freda presso la sala eh, riunione dello stadio di Fontana Freda non mancate come gli altri appuntamenti con Fusaro, sono il 27 di novembre a Cordenos, abbiamo qua anche il sindaco di Cordenos. E il 13 novembre, cena con l'autore presso la pizzeria e il al ristorante all'abruzzese a Pornone, via De Paolo. Grazie, ci sta perché è importante anche informare. Grazie a te, Massimo, per la partecipazione. Grazie a te, eh, Stefano. Rimani qui che concludiamo insieme. Un grande lavoro, eh, devo dire che stai ci facendo. Impegniamo, eh, ci prendiamo con passione, non è certo business, eh, ve lo sicuro. Si fa per passione e, e soprattutto anche perché. Ripeto, quando si è un po' più anziani è importante tenere viva la testa, quindi queste serate sono serate che ti tengono vivo e interessato con personaggi così illustri che ti danno una svegliata e non ci intorpediamo sul, sul, sul divano, quindi sono contento tutto sommato. ecco, grazie, eh, grazie a tutti voi. Insieme a te concludiamo questa puntata, questo numero di Pineta oggi Report, il nostro provvedimento giornalistico, grazie per averci grazie seguito. A voi. Grazie di essere venuti. E buon proseguimento con Grazie i nostri programmi regionali. Buon per tutti. Ciao vita. Stefano. Grazie a voi e buona vita. Buona salute a tutti. Eh, soprattutto, soprattutto buona salute, ne abbiamo bisogno, soprattutto quello.